L'Alba Adriatica, chiamata ad invertire il trend delle ultime due giornate, ospita il Montesilvano, formazione in un buon momento di forma, con 5 punti nelle ultime 3. Mister De Amicis, amareggiato rispetto alla sfida con il Capistrello, schiera Giorgi al posto di Dolegoschi. Antignani risponde con il tridente, D'Agostino, Bassi e Maiorani. Nel primo tempo le due squadre faticano a giocare palla a terra. Al quinto minuto, punizione di Passamonti. Giovannone colpisce di testa, Ubertini blocca. Nella mezz'ora successiva, il Montesilvano cresce, ma non succede nulla, fino a che Marcedula, pescato in area, da un corner di Maiorani, incorna e sfiora il palo. Al 35esimo arriva l'episodio che cambia la sfida. Vedovato lascia in 10 suoi per un fallo da ultimo uomo su Icramellà. Della battuta della stessa punizione si incarica Passamonti. Ubertini non blocca, Marcedula libera in corner. Al 37esimo i padroni di casa chiedono il rigore per un presunto fallo di mano in area. Il signor Sivilli però lo concede al 42esimo ma nell'area opposta per un atterramento di D'Agostino. Maiorani con il sinistro apre e spiazza Barduagni. Al 47esimo Censori prova a portare subito in parità il match, ma il suo tentativo dal limite esce di pochissimo. Si va a riposo sullo 0-1. Con le riprese di Umberto Furria passiamo al secondo tempo. L'Alba torna dagli spogliatoi molto decisa. Dopo due minuti Icramellà si libera bene sulla destra e calcia quasi dalla linea di fondo. Ubertini respinge. Al 23esimo Savo ristabilisce la parità. Pennellata al bacio di Icramellà, il numero 19 incorna, palo e rete. Alla mezz'ora il Montesilvano torna in vantaggio con un gran sinistro in diagonale di Cavallucci. Barduagni non può nulla. L'Alba si riversa in avanti. Ubertini miracoloso al 38esimo salva su Passamonti. Ancora il numero 10 poco dopo impegna l'estremo ospite. Al 41esimo la difesa ospite capitola. Mischia in area dopo una punizione, il più lesso di tutti è Picone che fa 2-2. L'Alba non si accontenta. Al 45esimo la conclusione di Icramellà sorvola la traversa. Ma al 48esimo il numero 9 fa esplodere il Vallese. Raccoglie un cross dalla destra e batte Ubertini, sancendo il 3-2 finale. Dopo due sconfitte consecutive, l'Alba torna a vincere. Antignani deve accontentarsi della buonissima prestazione dei suoi in inferiorità numerica.